Eppure ci deve essere qualche altra forma di vita, magari addirittura ominide, diceva Tizio ogni volta che passava ore e ore a guardare il cielo. Forse laggiù, forse su qualche luce di quelle là, lontana, lontana. Una volta una luce gli parve più vicina del solito, anzi, si muoveva. Con una stupefacente velocità faceva dei grandissimi tratti di spazio nel cielo, ora a destra, ora a sinistra, finché gli si avvicinò talmente andandosi a posare a una cinquantina di metri. Tizio rimase talmente sorpreso che non si curò di osservare la struttura di quell'aggeggio, da cui ne uscì una forma autonoma venendo verso di lui in un modo incomprensibilmente diverso di muoversi da quello umano. Fece come un salto parabolico, ma a una velocità inverosimilmente lenta, come se fosse padrone dell'aria, dello spazio. Aveva una testa con un viso umanoide, ma molto più bello degli uomini, e una forma fisica particolarmente diversa da quella umana, ma molto bella e armoniosa. Comunque Tizio non fu mai capace di descriverla. Tutto quello che riuscì a dare fu una strana spiegazione in cui affermava che l'aspetto di quell'essere si formava sul personale desiderio mentale dell'osservatore. Un po' come se accadesse ciò che si produce in sogno, cioè come se la forma la decidesse la volontà e il pensiero di colui che guarda. Tizio parla solo di due occhi più grandi dei nostri e di altri otto intorno al viso. Poi tutto cambia, infatti, al momento che Tizio tenta di osservare meglio per ricordare di più. Ho dovuto lasciare il mio sistema mentale. Ho dovuto abbandonare la mia logica per funzionare con praticamente tutto un altro modo di impiegare il cervello. Di tutto ciò che ha macchinato il mio cervello, che ha visto cose che la dimensione intelligente farebbe meglio a ridimensionare, abbattendo notevolmente tante cretine convinzioni che portano alla superbia, mi sono rimaste in memoria poche ma importantissime cose. Il funzionamento dell'intelligenza produce concetti, formule, risultati compiuti e precisi, per cui il tempo, procedendo il suo movimento costruttorio del presente, piano piano allontana dall'attualità ogni cosa ferma, formulata, magari anche in buona fede concordata, e per l'esigenza di quel tempo ben funzionante. Questo può trasformare accordi di pace in esigenza di confronto e, ove, anche originare conflitti. Poi le parole delle lingue. Esse sono già di per sé insufficienti a rappresentare completamente e matematicamente la coerenza. E qui ho toccato l'italiano e l'inglese. Posso dire in proposito che la lingua più difficile è sicuramente più potente di precisazioni, mentre la lingua più semplice è più generica e meno precisa. In ogni caso, sono prodotti compiuti che il tempo allontana dai presenti e correnti funzionamenti e che sempre il tempo
li porta a problemi di inadeguatezza in quel presente. Qui deve essere l'uomo ben pronto a sensibilizzarsi e saper riconoscere l'esigenza di un intervento, diciamo di rimessa a punto, cambiamento o anche abolizione, eccetera. Il bene deve essere pulito dal male, poiché il bene malato, secondo a quale stadio è malato, muore. Ma muore anche il male che lo ha ammalato. Ogni uomo che riesce a dedicare il suo tempo a ciò a cui si appassiona è un uomo felice e può scoprire cose che potranno essere anche beneficio per altri. Ma per il sistema intelligente, fatte salve alcune intelligentemente sindacabili eccezioni, riconoscere la talentuosità è ancor peggio investirvi potere di sviluppo. Oggi, in un costume mondiale dove l'intelligenza è obbligata al profitto e non al talento, indica solo una intelligente formula: impossibile. Ho nella mente la chiarezza del messaggio che in ogni parte dell'universo c'è un funzionamento, quel funzionamento. E la Terra è un pianeta che vive, processandosi biologicamente tutto in tutto, tutto con tutto, tutto per tutto. Questa è la vita. Il funzionamento della Terra e che l'intelligenza non riesce ancora a uniformarne le interpretazioni religiose, pur osservando che ogni codice religioso porta sempre a un punto concorde a tutti. Ho compreso e memorizzato anche che quando accadesse che l'intelligente abbia l'occasione come questa di entrare in contatto con sistemi intellettivi più evoluti, nella conoscenza della luce, dello spazio, del tempo, non si avvicini sognando il meglio, poiché la sua intelligenza è una canna appuntita contro un sistema nucleare computerizzato e satellitare. Oltretutto, con il suo funzionamento intelligente limitato e matematico, guidato grossolanamente dal perché, volto a trarre un profitto da tutto. A questo punto sono rientrato nelle mie facoltà mentali, guardando andar via con il salto parabolico lento lo strano essere che con il suo mezzo di trasporto è schizzato a sparire tra le stelle. Tizio già da subito ha inteso raccontare l'accaduto, raccogliendo l'incredulità di chi, quando addirittura non interrompeva il racconto, compassionevolmente lo ascoltava per poi, nel migliore dei casi, «Bravo tizio, che avventura hai avuto? Scrivilo e fallo pubblicare su un giornale. È interessantissimo». In 2 anni tizio si trovò in compassionevole solitudine, finché anche lui stesso cominciò a mettersi in dubbio, oltraggiandosi quindi col suo rammaricarsi la salute, che così lo abbandonò l'anno successivo.